Mi chiamo Mario Sesti e oggi vi parlerò di tre film documentari di Extra Doc. Alberto Sordi, un italiano come noi, di Silvio Governi, Boia, maschere e segreti di Steve della Casa, e Turiferro, l'ultimo prospero di Daniele Goncharuk. Il cinema è un linguaggio di immagini e suoni che ama parlare di se stesso. Quanti film contengono delle scene di set, di film che si stanno facendo? È come se tutti i linguaggi, quando raggiungono un grado di ricchezza, solidità e complessità, tendano naturalmente a desiderare di raccontare se stessi, di parlare anche di sé mentre parlano del mondo. E questa probabilmente è la ragione per la quale negli ultimi tempi abbiamo visto così tanti documentari e film sul cinema e su chi lo ha reso grande, documentari anche di grande qualità e spessore. È il caso di tre film che sono nella nostra selezione di Extra Doc, che sono per l'appunto Alberto Sordi, un italiano come noi, che rievoca la figura di questo attore importantissimo della nostra cinematografia, anche della nostra identità nazionale, Alberto Sordi. Boia, maschere e segreti, l'horror italiano degli anni 60, che passa al setaccio un'area di film amatissima, singolare, inventiva, con tra l'altro sequenze restaurate che hanno luci e colori sorprendenti. E poi anche Turiferro, l'ultimo prospero di Daniele Goncharuk, il quale disegna una specie di nicchia finalmente adeguata a quello che è un grande monumento attoriale del nostro teatro e del nostro cinema. Sono film che da una parte, come dire, rivelano un'attitudine molto particolare del documentario, che è quella del dietro le quinte, no? Una sorta di spinta verso l'indagine, verso la verità, il che lo apparenta un pochino, probabilmente anche al giornalismo. Condividono qualcosa come una specie di identico codice genetico. Dall'altra però, questo posizionarsi dietro, no? Una sorta di stare sempre in una sorta di retroscena, che è un po' la sua caratteristica, un po' il suo istinto naturale, diciamo, ha visto nei confronti del cinema qualcosa che forse appartiene alla nostra stessa passione. Il cinema in Italia è stato qualcosa di importante nel secondo dopoguerra, più di quanto lo sia stato probabilmente la letteratura, il giornalismo, il teatro, o meglio, è riuscito a convogliare qualcosa che riguardava tutte queste grandi arti. E quindi oggi in realtà i documentari sul cinema, sui film, sugli attori sanno divulgare, sanno raccontare, sanno promuovere il cinema stesso, forse meglio di quanto sia in grado di farlo l'editoria della carta stampata. E in questo senso anche il fenomeno dei video essai, che sono dei piccoli saggi sul cinema, su cui Fondazione Cinema e Maxxi poi dedicheranno uno spazio specifico, un vero e proprio festival, testimoniano quanto attraverso il cinema sappia amare e parlare di se stesso e raccontarsi con profondità e intelligenza.